Benvenuti a questo secondo appuntamento con l'Amicizia Laica TV. Come certamente ricorderete, il primo numero è stato dedicato alla festività dei Santi Pietro e Paolo, la cui ricorrenza canonica si registra ogni 29 del mese di giugno. In questo secondo appuntamento ci occuperemo della ricorrenza di Santa Maria degli Angeli, alla quale è intitolata la chiesa comunemente conosciuta col nome di Sant'Antonio di Padova. C'è un'importante novità: a partire da questo numero potrete comunicare con noi in due modi differenti, scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione, lamezia.laica@gmail.com, oppure potete contattarci al 328 16 69 315. A partire dal mese di settembre, dopo la pausa estiva, inizieremo il nostro viaggio all'interno delle varie parrocchie della diocesi di Lamezia Terme e cominceremo con la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, una parrocchia di recente istituzione. La chiesa è stata costruita nel 1998. Lo faremo attraverso la guida di un diacono permanente, Don Vanni Perri, che appunto ci farà conoscere da vicino questa importante realtà cristiana. Ci auguriamo che anche in questo secondo appuntamento saremo riusciti a suscitare il vostro interesse per approfondire i momenti di vita cristiana che si registrano nella nostra diocesi. Mercoledì 2 agosto 2017 è stata celebrata anche a Lamezia la festività religiosa di Santa Maria degli Angeli, uno dei titoli con cui viene onorata Maria, la madre di Gesù, e alla quale è intitolata la chiesa a cui è annesso il convento di Sant'Antonio di Padova, protettore di Nicastro e ora di Lamezia Terme. Tale titolo si è diffuso particolarmente a partire dal XIII secolo grazie all'opera dei frati francescani. A Santa Maria degli Angeli era infatti dedicata la chiesetta presso Assisi, più nota come la Porziuncola, che lo straordinario San Francesco elesse a sua dimora a causa della sua venerazione per gli angeli e del suo speciale amore per la Madre di Cristo, così come recita una leggenda. Nel 1216 Papa Onorio III concesse l'indulgenza plenaria a quanti avessero visitato la chiesa il giorno della festa della titolare, ovvero il 2 agosto. Tale concessione è ancora oggi in auge e tutti i fedeli possono ricorrervi a patto che ci si confessi e ci si comunichi entro 8 giorni dalla data della ricorrenza. A Santa Maria degli Angeli sono dedicate numerose chiese e istituzioni francescane nel mondo, le congregazioni delle suore francescane di Waldbrettbach in Germania, di Castelspina in Piemonte e di Angers in Francia, intitolate appunto a Santa Maria degli Angeli. La città di Los Angeles in California, negli Stati Uniti d'America, invece prende il nome della missione francescana di Nuestra Señora la Reina de Los Angeles. La festa di Santa Maria degli Angeli, come ricordato in apertura, si celebra il 2 agosto di ogni anno e per l'ordine francescano ha il grado di solennità. In Costa Rica, nazione di cui Santa Maria degli Angeli è addirittura patrona, il 2 agosto è festa nazionale. Nella solennità tenuta a Lamezia Terme si è registrato anche l'insediamento del nuovo parroco, padre Angelo Sodano da Nicotera, che prende il posto di padre Bruno Macri, che però manterrà la carica di padre guardiano del convento. Storicamente il convento dei Cappuccini nacque nel 1545 e già all'epoca la chiesa era stata intitolata a Santa Maria degli Angeli. Il culto di Sant'Antonio di Padova doveva ancora fare la sua comparsa agli inizi del Seicento, per poi diffondersi a macchia d'olio dopo il terribile sisma del 27 e 28 marzo del 1638 che rase al suolo la città di Nicastro e il suo comprensorio. L'unica chiesa che rimase in piedi, pur avendo subito ingenti danni, fu proprio Santa Maria degli Angeli. Fu per questa ragione che si gridò al miracolo attribuito al divino intervento di Sant'Antonio di Padova. Il vescovo di Nicastro, Monsignor Giovanni Tommaso Perrone, rimase colpito da questo evento e, prestando anch'egli fede al miracolo, decise che la nuova cattedrale avrebbe dovuto essere costruita volgendo il suo
rispetto a quello di Santa Maria degli Angeli, ottenendo di riflesso la protezione del Patavino. Non a caso un altare interno, quello della Concezione, oggi dedicato a Nostra Signora di La Salette, aveva annesso il beneficio per Sant'Antonio di Padova, quasi certamente introdotto o quantunque autorizzato da Monsignor Perrone. Fu sempre il munifico vescovo ad ingaggiare il pittore romano Giacomo Stefanoni, il quale, dopo aver realizzato alcuni dipinti nella nuova cattedrale andati perduti, realizzò nel 1644, su incarico dell'incastrese Gregorio De Fazio, il celebre quadro divino, ancora oggi esposto sulla parete sinistra dell'altare dedicato al Patavino nel suo santuario. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
alla fine della solenne liturgia è seguita la breve processione all'esterno e la supplica a Santa Maria degli Angeli che ha chiuso il momento di festa della comunità. La festa di Santa Maria degli Angeli è una festa che è stata cara, anzi carissima, al cuore del Padre San Francesco, che, come attesta il Celano, aveva uno straordinario amore, Francesco, per la Vergine Maria. Anzi, c'è un'espressione molto efficace del Celano, in cui letteralmente dice: circondava Francesco di indicibile amore la Vergine poverella. E Francesco anche in Maria sa leggere questo mistero della povertà, ma povertà che certo è innanzitutto povertà di spirito, povertà di cuore. E peraltro Francesco ebbe carissimo il luogo di Santa Maria degli Angeli, la chiesetta della Porziuncola, e lasciò scritto come appunto quel luogo non dovesse essere mai abbandonato dagli angeli, perché lo riteneva
particolarmente dai frati, perché lo riteneva particolarmente visitato dagli angeli, questa piccola chiesa che esalta proprio il mistero della povertà, dell'umiltà di Dio e di Maria. Quindi appartiene alla tradizione francescana festeggiare Maria con il titolo di Santa Maria degli Angeli, no? fatto proprio a questa venerazione tutta la tradizione francescana. Peraltro alla chiesetta della Porziuncola è legato il dono dell'indulgenza, che Francesco proprio sentì come un dono straordinario, e in questo davvero cogliamo tutta la ricchezza di ecclesialità di Francesco, no? Il cuore di Francesco batte davvero con la Chiesa, no? Si sente profondamente figlio della Chiesa, in anni in cui certo il contesto ecclesiale non era sempre facile, eppure Francesco è sempre attento ad obbedire, a obbedire con grande amore alla Chiesa, per cui chiede al Papa il dono dell'indulgenza, in cui sa accogliere tutta la ricchezza di misericordia di Dio Padre, ma che passa anche attraverso la mediazione della Chiesa, appunto il dono dell'indulgenza, la possibilità cioè di essere sanati anche dalle tracce, dalle ferite del peccato, proprio attraverso l'indulgenza, della quale appunto visitando, pregandoli alla chiesetta della Porziuncola tutti i giorni dell'anno è possibile lucrare l'indulgenza. E poi questo dono è stato esteso a tutta la Chiesa proprio nella festa di Santa Maria degli Angeli il 2 agosto. La nostra Chiesa, come tante altre chiese francescane, ha non solo la presenza di questa pala d'altare, no, che rappresenta Santa Maria degli Angeli, ma come parrocchia è dedicata, ha il titolo, la nostra parrocchia, che è inserita appunto nel contesto della nostra vita comunitaria, del nostro santuario di Sant'Antonio, la parrocchia è dedicata a Santa Maria degli Angeli, per cui celebriamo la festa come solennità, proprio perché è titolare della parrocchia. E quest'anno, come lo scorso anno, abbiamo anche ripreso una tradizione tipica di Assisi, cioè quella della supplica alla Madonna degli Angeli e di un bellissimo inno antico alla Madonna degli Angeli, che abbiamo anche noi cantato l'altro ieri, appunto, facendolo precedere da un flambeau, dalle litanie lauretane in onore di Maria Santissima.